È stata promulgata a Budapest dal capo dello Stato, János Áder, la legge ungherese che rende flessibile l'orario di lavoro e che ha scatenato grandi manifestazioni contro il governo di Viktor Orbán. La controversa legge, che porta a 400 il numero di ore lavorative straordinarie che i datori di lavoro possono chiedere ai propri dipendenti, per Orbán non diminuisce i diritti dei lavoratori. E questo nonostante il fatto che le aziende possono pagare questi straordinari in un arco di tempo di 3 anni. Dopo il voto in Parlamento i sindacati si sono appellati al capo dello Stato minacciando di provocare uno sciopero generale. Una nuova dimostrazione è in programma venerdì sera a Budapest in seguito ad una serie di mobilitazioni quasi quotidiane avviate dall'adozione della riforma. Il movimento, iniziato in modo informale, è stato caratterizzato da scontri senza precedenti con la polizia di fronte alla sede stessa del Parlamento. Dopo l'appoggio dei maggiori sindacati, tutte le componenti dell'opposizione hanno unito la loro voce in una sola protesta.